Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del TG6 che apriamo parlando di politica con la lista civica Azione Politica che questa mattina ha presentato altre tre candidature alle prossime elezioni regionali. Si tratta di Marco D'Andrea, sindaco di Civitella Casanova, di Berardino Fiorilli, ex vice sindaco di Pescara nel corso della consiliatura Albore Mascia e poi di Roberto Ruggeri, ex assessore provinciale di Pescara. All'incontro con la stampa era presente anche il coordinatore regionale di Azione Politica Gianluca Zelli, che ha parlato delle polemiche relative alla scelta del candidato presidente del centrodestra dopo l'indicazione da parte di Giorgia Meloni del Delfino di Fratelli d'Italia. Andiamo a vedere insieme il servizio di Paolo Renzetti. Azione Politica guarda sempre più alle regionali, puntando su amministratori di qualità e con esperienza sui territori. Presentati oggi presso il Comitato di Piazza della Rinascita le candidature alle elezioni del 10 febbraio di Berardino Fiorilli, ex vice sindaco di Pescara, Marco D'Andrea, primo cittadino di Civitella Casanova, e di Roberto Ruggeri, ex assessore provinciale di Pescara. Il coordinatore Gianluca Zelli chiede però che si faccia presto per la scelta del candidato unico presidente del centrodestra. Per noi il centrodestra deve andare unito, non cambiamo idea, dobbiamo trovare una posizione unitaria, dobbiamo cercarla, dobbiamo cominciare a dialogare di più tra di noi e di meno sui giornali, l'abbiamo detto l'altro giorno a Chieti, lo ribadiamo oggi. Oramai manca poco, dobbiamo fare sintesi, il centrodestra è sempre stato in grado di farla, è sempre stato bravo nel farla, dobbiamo continuare a farla anche noi qui, quindi noi ci stiamo adoperando parlando con tutti i partiti, ci stiamo adoperando parlando con tutti i potenziali candidati, perché secondo noi dobbiamo andare uniti all'interno del centrodestra. Io vengo da un'esperienza amministrativa, appunto da sindaco del mio paese dal 2011, e questo in qualche modo mi ha aperto, diciamo, la strada a questa avventura politica. Con Azione Politica, perché ho guardato subito con interesse il modo di fare politica di questa lista civica, di questo movimento civico che mette a primo posto il contatto con il territorio e le persone, una cosa che per molto tempo è stata dimenticata dalla politica. La mia esperienza politica è sempre maturata all'interno del civismo, con Pescara Futura prima, e quindi Azione Politica è il naturale proseguimento di questa esperienza, un movimento fatto di giovani, non soltanto anagraficamente politici, e quindi per me è un grande onore, un piacere rimettermi in moto con grande entusiasmo, perché è un naturale proseguimento dell'attività fatta finora. Mi piace il fatto di poter condividere sia i programmi che le attività che stiamo portando avanti. Ricordiamoci i tanti lavori importanti effettuati durante il mio mandato come assessore ai lavori pubblici e alla viabilità in provincia di Pescara, quindi l'invito di Gianluca Zelli per me è stato molto importante, l'ho accolto con molto piacere. Ovviamente è a sostegno dei partiti politici del centrodestra, è a sostegno quindi di forze che potranno dare un forte impulso alla vittoria finale del centrodestra. Mi auguro che si voti il 10 febbraio senza ulteriori ritardi, perché provocherebbe un ulteriore danno alla collettività, alla comunità abruzzese. Umilmente darò il mio contributo, augurandoci, ripeto, che si possa portare un grosso impulso positivo alla provincia di Pescara e all'Abruzzo intero. Adesso proseguiamo con la politica e parliamo dei conti della Regione Abruzzo. Approvato in giunta il rendiconto finanziario della Regione per l'annualità 2017, che conclude così il percorso di riallineamento dei conti dell'ente. Sentiamo. La Giunta regionale, su proposta dell'assessore al bilancio Silvio Paolucci, ha approvato il rendiconto della gestione 2017, concludendo il percorso di riallineamento contabile avviato a luglio dello scorso anno e che ha visto nell'ordine l'approvazione dei rendiconti 2013, 2014, 2015, 2016 e oggi appunto 2017. Il documento contabile evidenzia un disavanzo di poco inferiore a 552 milioni di euro, di cui 163 milioni rappresentano il fondo di accantonamento di
liquidità previsto per legge e un saldo di cassa positivo di circa 488 milioni di euro. Il risultato di amministrazione finanziario derivante dalla gestione complessiva dell'ente al 31 dicembre scorso è positivo per 75 milioni di euro e assume un valore negativo per gli accantonamenti di legge per 243 milioni e per l'importo delle economie vincolate a 384 milioni. Dai dati dell'andamento storico dei risultati relativi ai vari esercizi emerge che il disavanzo totale è passato dai 738 milioni del 2013 ai 552 dello scorso anno. Il disavanzo da ripianare al netto delle anticipazioni di liquidità invece è sceso dai 564 milioni del 2013 ai 389 dell'ultimo rendiconto. Ancora politica, con il lutto che ha colpito la comunità di Rosciano per la morte del sindaco Alberto Secamiglio. Aveva 66 anni, scomparso per un male incurabile. Primo cittadino dal 25 maggio del 2014 con la lista civica Rosciano Unita. Secamiglio, imprenditore edile e con passione per la politica, era molto conosciuto e stimato nel pescarese, in particolare nell'area vestina. Questa mattina, tra i tanti messaggi di cordoglio, quello del comune di Penne, apparso sulla pagina Facebook, che recita: il sindaco Mario Semproni, la giunta e il consiglio comunale esprimono cordoglio per la prematura scomparsa di Alberto Secamiglio. Apprendo con grande sconforto della morte di Secamiglio, persona sempre attenta, leale e rispettosa delle istituzioni, a mio nome personale, dell'amministrazione comunale e della intera città di Penne, ha proseguito il sindaco Semproni, esprimo il cordoglio alla famiglia e alla comunità di Rosciano. Ed ora andiamo avanti con il nostro telegiornale, ma cambiamo argomento. Uffici speciali della ricostruzione in attesa della definizione dei due titolari. Il governo intanto ha nominato ad interim Giovanni Lucarelli come responsabile. Daniela Rosone. Nei primi mesi del 2019 probabilmente arriverà la nomina dei nuovi titolari degli uffici speciali, ma intanto Giovanni Francesco Lucarelli è il nuovo titolare ad interim degli uffici, fino alla scelta dei nuovi. È stato firmato infatti il decreto di conferimento dell'incarico al dirigente che era attualmente in servizio nell'ufficio speciale per la ricostruzione dell'Aquila. A comunicarlo sono stati il sottosegretario Vito Crimi, di recente nominato alla ricostruzione dal governo, e il sottosegretario del MIBAC Gianluca Vacca, che hanno sottolineato pure come il governo sia stato al lavoro per garantire massima operatività per la ricostruzione aquilana. Al di là delle polemiche, hanno spiegato i due, l'esecutivo ha operato sin da subito per affrontare la situazione. Bisogna ricordare che il blocco degli uffici risale allo scorso 31 ottobre, quando terminò l'incarico di direttore ad interim dell'USRC a Raniero Fabrizi, nominato poi dal governo a capo della struttura tecnica di missione, nomina anche questa accompagnata da qualche polemica. Il tavolo istituzionale di partenariato aveva chiesto, come è noto, un incontro a Vito Crimi, annunciando una mobilitazione a Roma prima di Natale se non fossero arrivate delle risposte soddisfacenti. Il blocco degli uffici, di fatto e per la prima volta da 10 anni a questa parte, ha determinato l'interruzione delle attività dal punto di vista amministrativo. Niente pagamenti per gli stati di avanzamento dei lavori alle imprese, comuni senza soldi in cassa, nessun nuovo cantiere. Sulla nomina di Lucarelli interviene anche la deputata del PD Stefania Pezzopane. Era ora, dice, siamo dovuti arrivare a minacciare una manifestazione per svegliarli dal loro torpore e indolenza. Da giugno li avevamo avvertiti in commissione, in aula, nelle audizioni. Più e più volte abbiamo consigliato di avviare l'iter prima che scadessero i titolari degli uffici speciali e invece hanno prima fatto bloccare tutto ed ora, fuori tempo massimo, procedono con un interim. Appelli inascoltati di sindaci, sindacati, categorie produttive e ordini professionali. Finalmente si sono svegliati dal letargo di 6 mesi. Non abbiamo l'anello al naso, conclude la Pezzopane. Sappiamo benissimo che quanto fatto oggi poteva essere già fatto prima. Restiamo ancora in tema ricostruzione, ma adesso ci spostiamo a Teramo, dove si annuncia a Rovente il Consiglio Comunale straordinario convocato per il 14 dicembre. Sarà anche l'occasione per fare il punto sul perché l'ufficio speciale diretto da Marcello D'Alberto, dopo 2 anni, non abbia effettuato nessuno degli interventi sugli stabili lesionati. Ci sono ancora 4.000 sfollati e la mortalità tra di loro è aumentata del 10%, ci racconta tutto Tania Bonici Castelli.
Sono passati oltre 2 anni dagli ultimi eventi sismici che a Teramo hanno provocato danni gravissimi e 4.000 sfollati. Ecco, i danni sono ancora tutti lì e gli sfollati sono ancora tutti fuori casa. Dati che testimoniano non una ricostruzione lenta, ma piuttosto una ricostruzione inesistente. Una domanda legittima che i cittadini teramani continuano a rivolgere alle autorità competenti è perché mai l'ufficio speciale per la ricostruzione, diretto dall'ingegnere Marcello D'Alberto, non abbia fatto praticamente nulla in 2 anni. Così il Comune di Teramo, su richiesta di tutti i capigruppo consigliari e fiaccato da queste lentezze che hanno messo in ginocchio l'economia di un intero capoluogo, ha convocato il 14 dicembre un consiglio comunale straordinario sulla ricostruzione ed è facile prevedere che potrebbe essere votato un documento di sfiducia al direttore dell'ufficio speciale Marcello D'Alberto. Perché si è reso necessario proprio un consiglio comunale straordinario? Ma insomma, 4.000 teramani sono ancora con i disagi causati dal post terremoto. I cittadini vengono da noi in comune a chiedere quando possono rientrare, quando ci sono novità. Noi non siamo responsabili direttamente di questa vicenda. Allora, siccome a inizio mandato, a inizio consigliatura, io in particolare quando sono stato eletto Presidente del Consiglio Comunale ho detto che la priorità è riportare a casa i teramani, con tutti i gruppi consigliari abbiamo ritenuto indispensabile convocare in un consiglio comunale straordinario il referente, che è il commissario governativo alla ricostruzione, il presidente della regione Giovanni Lolli e il responsabile dell'ufficio qui territoriale, per dare delle risposte concrete, cioè quando si potrà tornare a casa, penso alle case B, quali risorse ci sono o se non ci sono, quando arriveranno. 2 o 3 domande che stiamo scrivendo su un documento unitario di tutti i gruppi consigliari. La mancata ricostruzione a Teramo non ha provocato solo un danno economico e morale alla città, ma si è portata via anche tanti degli anziani fuori casa. Ha collaterrato, per esempio, la mortalità tra gli sfollati è aumentata del 10%. I residenti delle case dell'edilizia popolare che stanno fuori casa non ce la fanno più. Allora noi, che siamo, come dire, il front office dei cittadini, abbiamo ritenuto indispensabile fare un'operazione di chiarezza convocando in consiglio comunale chi deve dare le risposte. Torniamo all'Aquila, dove è tutto pronto per la festa della rinascita in occasione della riconsegna della Chiesa delle Anime Sante. Saranno 1.100 i bambini che parteciperanno all'evento. Qualche modifica negli ospiti a partire dalla defezione di Silvio Berlusconi. Vediamo. Non ci sarà Silvio Berlusconi alla festa della rinascita per la riconsegna della Chiesa delle Anime Sante e cambia pure la guida della delegazione del governo francese che parteciperà alla festa della rinascita in programma domani 6 dicembre per la solenne riapertura della Chiesa di Santa Maria del Suffragio. Presenzierà, come è noto, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Nel capoluogo arriverà il Ministro degli Affari Esteri incaricata per l'Europa, Nathalie Loiseau, che tra gli altri sarà accompagnata dall'ambasciatore francese in Italia, Christian Massé. In un primo momento era stato designato il ministro dell'Istruzione Nazionale della Gioventù. Cambia anche il programma con i bambini sempre più protagonisti. In Piazza Duomo sale da 800 a 1.100 il numero degli alunni delle scuole elementari dell'Aquila presenti alla festa. Su esplicita richiesta del cerimoniale del Quirinale, tra l'altro, 40 piccoli nati nel 2009 saranno sul palco, dove si alterneranno le autorità nei loro interventi. Si tratta di alunni nati nel 2009 e nel 2010. La loro presenza è stata fortemente voluta dal comitato organizzatore della Chiesa di Santa Maria del Suffragio, come forte e reale segno di fecondità e speranza nel futuro. Il capo dello Stato Mattarella e gli altri ospiti, tra cui l'arcivescovo metropolitano dell'Aquila, il cardinale Petrocchi e il sindaco Pierluigi Biondi, saluteranno per primi i piccoli. I bambini e il pubblico in piazza, attraverso i maxi schermi, assisteranno all'accensione, mediante input elettronico, dell'albero di Natale più grande d'Abruzzo. Il pulsante d'accensione sarà tenuto da una bambina nata alle 3:32 del 6 aprile 2009.
Lasciamo questa pagina in qualche modo dedicata a tutta la ricostruzione e adesso parliamo di cronaca andando a Lanciano dove ancora una volta sono state prese di mira le scuole. Atti vandalici nella scuola elementare Marcianese. I vandali potrebbero essere stati disturbati dai residenti allarmati dal baccano che proveniva dal plesso scolastico. Sta indagando la polizia. Sentiamo. Sono tornati regolarmente a fare lezione questa mattina gli alunni della scuola elementare di Marcianese a Lanciano. Gli atti vandalici compiuti ieri sera da un gruppo di 4-5 ragazzi non ha fermato le attività didattiche. Banchi rovesciati, polvere di estintore ovunque a ricoprire pavimenti e arredi, oltre a vetri rotti. Dalle prime indagini a cura degli agenti del commissariato di polizia sembra che i vandali siano stati disturbati dai residenti allarmati dal baccano che proveniva dal plesso scolastico. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine assieme al sindaco Mario Pupillo e al dirigente scolastico del Dormilani Mario Gaeta. Per i rilievi è intervenuta sul posto la scientifica. L'episodio di vandalismo è accaduto intorno all'ora di cena. La scuola è dotata di allarme ma in quel momento era disattivato perché in serata i locali sarebbero stati utilizzati da un'associazione locale. L'area vandalizzata è circoscritta all'ingresso e ad una sola aula. Non è la prima volta che la scuola viene presa di mira. Il 2 novembre 2017 venne scoperto un primo atto di vandalismo. Anche in quell'occasione ignoti utilizzarono la polvere di estintore per imbrattare i locali scolastici e cancellare le proprie impronte. Per far ripartire le attività didattiche ci vollero giorni per ripulire i locali e ripristinare i luoghi. Adesso andiamo a Montesilvano dove questa mattina si è concluso con un breve percorso in carrozzina il progetto di sensibilizzazione sui diritti delle persone con disabilità organizzato dal comune di Montesilvano con gli studenti dell'Istituto Troiano Delfico. Ci dice di più nel servizio Ludovica Pelliccioni. Il comune di Montesilvano ha organizzato una passeggiata empirica in carrozzina a cui hanno partecipato 140 studenti di terza media dell'Istituto Troiano Delfico. È fantastico questo progetto perché i ragazzi hanno capito perfettamente tutto, hanno capito quindi il vero significato della disabilità, tant'è che hanno potuto verificare che in pochi metri si è bloccati o si rischia di cadere. È stato anche molto eloquente un atteggiamento di un ragazzino che di fronte a una barriera architettonica addirittura ha pregato il Signore perché ha rischiato di cadere. Siamo ovunque naturalmente e c'è veramente tanto da fare su questo argomento, però davvero abbiamo abbattuto le barriere architettoniche negli uffici pubblici, abbiamo applicato la convenzione ONU all'interno del nostro comune, sono 10 anni che lo facciamo, interveniamo ora recentemente, interverremo nei parchi per cercare di rendere inclusivi tutti i parchi, non solo le giostre, non solo i giochi, insomma c'è una grande attenzione per la disabilità a Montesilvano. L'esperienza ha consentito agli studenti di toccare con mano le difficoltà che le persone con disabilità incontrano quotidianamente. Il fatto che non si riesce a salire sopra alcune discese o comunque delle mattonelle non aggiustate come si sarebbe dovuto fare. Potevi immaginare che fosse così complesso passeggiare in carrozzina? No, perché se prima non affronti questa esperienza non puoi capire quanto è difficile. Adesso ci spostiamo a Vasto, il premio Molino 2018 è andato al giovane Gian Domenico Di Rosso che dopo aver effettuato un corso sulla sicurezza ha avuto l'opportunità di vivere uno stage di 3 mesi all'interno dello stabilimento Denso di Piana Sant'Angelo a San Salvo. In particolare Di Rosso ha operato nel settore che analizza la riduzione dei costi grazie all'eliminazione degli sprechi nella produzione, un'esperienza che ha potuto fare grazie alla disponibilità della Denso, il cui responsabile delle risorse umane Rosanna De Filippis ha voluto ricordare come la società sia sempre stata convinta che la presenza nel sociale di un'azienda sia indispensabile per contribuire al benessere della comunità e uno dei modi migliori per farlo è sempre stare vicini al mondo della scuola. Ed ora andiamo a Chieti, polemica a distanza fra il sindaco Umberto Di Primio e il presidente del Chieti Calcio Filippo Di Giovanni che ha lamentato lo stato di abbandono dello stadio Angelini chiamando in causa proprio l'amministrazione comunale. Il primo cittadino respinge al mittente le accuse e dice la responsabilità è della società nero-verde. Vediamo.
Polemica a distanza tra il sindaco di Chieti e il presidente del Chieti Calcio sullo stato e sulle condizioni del Guido Angelini. Il primo cittadino cosa risponde al massimo dirigente della società calcistica? Beh, che dovrebbe fare il dirigente della società calcistica e non invece alimentare inutili polemiche. Se è in grado di fare il presidente lo vedremo alla fine del campionato. Oggi dimostra di non essere certamente capace di fare il dirigente, perché la polemica sullo stadio è una polemica sterile che fa male alla squadra, che fa male alla città, che non serve a nessuno e soprattutto che si fonda su una bugia enorme. Il Comune non deve intervenire sul manto erboso, perché la Chieti Calcio utilizza lo stadio pagando 60 euro a partite, ma in cambio di questo ha una serie di oneri, tra quali quello della manutenzione ordinaria del manto erboso. Il mancato lavoro sul manto erboso oggi ha ridotto il campo in questo modo, quindi il Comune dovrà intervenire probabilmente, dovremo trovare soldi per intervenire laddove loro hanno omesso di intervenire. Ho parlato con dei dirigenti, con altri dirigenti della Chieti Calcio, i quali non condividono ovviamente la posizione polemica assunta dal Presidente, che evidentemente fa più politica partitica che non politica sportiva. Ed ora siamo alla pagina dello sport, che apriamo chiaramente parlando di Serie B di Pescara, che insomma è chiamato tra due giorni a riscattarsi nell'anticipo contro il Carpi, che aprirà la 15ª giornata del campionato cadetto. Dopo il calo delle ultime partite, i biancazzurri cercano i tre punti per mantenersi nelle zone alte della classifica. Sono in dubbio Memusciai e Antonucci. Nel Carpi invece si valuta il tesseramento del portiere svincolato Piscitelli per sostituire Colombi squalificato e il suo vice Serraiocco infortunato. Il servizio con il punto della situazione di Andrea Costantini. Tre punti per riprendere slancio in vista dello sprint per la chiusura del girone d'andata. L'anticipo di venerdì all'Adriatico Cornacchia contro il Carpi assume grande importanza per il Pescara alla luce della flessione sotto il profilo delle prestazioni e soprattutto dei risultati delle ultime settimane. La classifica, è giusto ribadirlo ancora una volta, continua a essere positiva, ma dalla squadra è lecito attendersi una risposta convincente. L'avversario, tutt'altro che semplice, il Carpi di Castori scenderà in riva all'Adriatico col chiaro intento di coprirsi e ripartire e di irretire il gioco del Pescara, che non dovrà cadere in questa trappola. È vero che gli emiliani hanno il secondo peggior attacco con 11 reti all'attivo, ma novità si attendono per una difesa che continua a prendere gol con eccessiva continuità. 8 quelli subiti nelle ultime 4 gare. Migliorano le condizioni di Balzano, che dovrebbe rilevare Ciofani, ma soprattutto potrebbe scoccare l'ora di Gennaro Scognamiglio. Con l'assenza di Campagnaro e alcune leggerezze commesse da Perrotta, il difensore campano potrebbe dare esperienza e fisicità ad un reparto che deve anche supportare l'assenza tra i pali di Vincenzo Fiorillo. Fiducia confermata ad Elan Castrati, che a Perugia nel giro di un minuto è passato dalla super parata su Vido all'errore sul tiro di Verre. Un peccato di gioventù per l'estremo albanese, che però ha la stoffa per crescere e migliorare. Restano da monitorare le condizioni di Memusciai, ex della partita, e Antonucci. Il loro recupero sembrava molto probabile a inizio settimana, ma le ultime indicazioni non vanno in questa direzione. Così resta forte la candidatura di Melegoni per una conferma immediata dopo la prodezza del Curi. Per l'attacco difficile pensare ad un tridente poco offensivo con Crecco. Più plausibile il ritorno di Monachello dal primo minuto con Mancuso e Marras ai lati e un Del Sole che scalpita per la prima da titolare. Il Carpi ha una gran importa, fuori causa il titolare Colombi, fermato per due turni dal giudice sportivo, e il vice Serraiocco, pescarese e cresciuto nelle giovanili biancazzurre, ma ora infortunato. La società sta valutando il tesseramento dello svincolato Piscitelli, altrimenti toccherà al terzo portiere Sambo. E adesso andiamo in Serie C per parlare del Teramo. Cambiamento nella cantera del Diavolo, il settore giovanile infatti passa a due soci, Luigi Di Battista e Mauro Schiappa. Quest'ultimo è stato nominato anche presidente. Ieri pomeriggio la presentazione nella sala stampa del Bonolis, dove andiamo con Ania Cantagalli. Presidente, congratulazioni dobbiamo dire. Sì, grazie mille. Speriamo di fare bene, ci impegneremo il più possibile per il bene dei ragazzi. Dai. È da un po' di mesi che lo sto osservando, capito, per capirlo bene tutte le sue sfaccettature, quindi vedremo di fare bene, dai, solo quello. Ci sono dei giovani interessanti nel Teramo da coltivare e poi da portare già in prima squadra. Ma senz'altro, l'obiettivo è quello, riuscire, perciò
cerchiamo di colloquiare parecchio con la prima squadra, perché vorremmo portarli in prima squadra. Possiamo decidere noi direttamente, io e il nuovo presidente che è Mauro Schiappa, possiamo decidere tranquillamente. Cercheremo di vedere più nell'ambito del teramano, di prendere nei paesi intorno, di andare a vedere dei ragazzi per portarli proprio nel vivaio del Teramo. Vi ponete degli obiettivi già per la prossima stagione, magari, non so, di avere un tot numero di giovani da portare in prima squadra? Sì, no, ma io credo il primo obiettivo è di vedere proprio nel teramano, di vedere tutti i ragazzi del teramano. Quello è il primo obiettivo che sia il presidente sia la società del Teramo Calcio vuole offrire a tutti quanti. Poi è da tutto da vedere. Se il Teramo Calcio vuole durare, tra virgolette, per quanto riguarda il futuro, deve partire da queste situazioni ed è fondamentale, perché più si va in là e più la federazione sarà molto attenta a livello giovanile, quindi se noi potessimo partire prima sarebbe meglio. Facciamo un altro passettino indietro di categoria in Serie D. Il direttore generale del Pineto, Roberto Giammarino, dà grande importanza alla vittoria maturata nel finale contro un ostico Castelfidardo. Sul fronte mercato, dopo la cessione di Fortunato e il tesseramento di Fratangelo, il dirigente pinetese conferma che la società non farà tanti movimenti perché la rosa è già competitiva com'è. Sentiamo Roberta Di Sante. Nel secondo tempo il Pineto ha fatto la partita, ha cercato in tutti i modi di vincere, abbiamo avuto diverse occasioni, la traversa di Cercelluti, qualche occasione da gol non sfruttata e poi alla fine bella azione sul rigore su Camplone, che era un rigore sacrosanto, quindi il ragazzo stava andando in porta. Penso che abbiamo fatto una delle più belle partite proprio per la difficoltà nell'incontrare questo tipo di avversari. Abbiamo dato dimostrazione di una squadra matura, perché dovevamo anche crescere sotto questo aspetto. Penso che la squadra abbia affrontato la gara nella maniera giusta, senza cercare di non rischiare mai, cercando di fare la partita. L'abbiamo fatta, abbiamo sofferto, ma è giusto che le partite difficili si vengono in questo modo, con i sacrifici e con le difficoltà. È un campionato difficilissimo dove non ci sono squadre cuscinetto, sono tutte quante forti, organizzate, quindi credo che sia stata una delle più belle partite portate in porto dal Pineto. Si è riaperto il mercato, avete preso Fratangelo, che sarà a disposizione già dalla partita, eventualmente il mister vorrà schierarlo contro il Giulianova, forse un apporto in più lì davanti potrebbe aiutare ancora maggiormente Tomassini. Fratangelo darà sicuramente una grande mano. Adesso noi siamo alla finestra, perché la rosa del Pineto è una rosa importante, anzi forse qualche ragazzo che ha poco spazio, vedremo di trovare qualche situazione. Credo che saremo alla finestra anche per qualche fuoriquota, un portiere che non abbiamo perché avevamo un 2000 che è andato via per motivi personale di studio, quindi dovremmo cercare un'alternativa da affiancare a Falgione, però non credo che non faremo grossi movimenti di mercato. È tutto per questa edizione del TG6, io vi ringrazio per averci seguito anche quest'oggi, vi ricordo il prossimo appuntamento con la nostra informazione alle ore 19, se volete trovate i nostri servizi sia sulla nostra pagina YouTube che sul sito www.tv6.it. Buon proseguimento di giornata.